Ok, oggi vediamo qualche esercizio per comprendere meglio i concetti di lavoro, energia, potenza, conservazione dell'energia, eccetera. Vediamo per esempio questo, iniziamo da uno semplice. Un'automobile di massa M pari a 1500 kg parte da ferma, velocità iniziale 0, e accelera per 5 secondi, delta t 5 secondi, percorrendo un tratto delta s o delta x, percorre in questo momento delta x pari a 1,5 km, cioè 1500 metri. Qual è il lavoro totale? No, scusate, ho mescolato due esercizi diversi. Percorre 75 metri. 75 metri, ok, quando fermo. Il lavoro esercitato dal motore, qual è la forza messa in sviluppata dal motore? La forza media. Ok, c'è un'auto, quindi, che parte da fermo, 0 uguale a 0. Punto A, il punto B, distante 75 metri da A, l'auto percorre questo tratto in 5 secondi e la domanda è qual è la forza sviluppata dal motore, prima domanda, seconda domanda qual è il lavoro svolto dal motore. Ok? In mancanza di altre informazioni uno presume o assume che la forza sia, sviluppata dal motore sia costante, quindi che il moto sia uniformemente accelerato. Se non fosse così, okay, applicando comunque la legge che abbiamo visto relative alle forze costante, avrei un valore medio della forza. Se la forza non è proprio costante, utilizzando le relazioni relative alla forza costante, cioè lavoro uguale forza per spostamento, ho un valore medio della forza. Non so se mi sono spiegato. Ne facciamo conto che l'accelerazione sia costante, quindi che la forza esercitata dal motore applicata all'auto per metterla in moto vale la massa dell'auto per la sua accelerazione, secondo il principio della dinamica. Ok? Se parte da ferma, quindi se V0 è 0 e diciamo che la posizione iniziale è 0, allora la legge oraria mi dice che lo spostamento delta x, potremmo scrivere su un'altra pagina, se A è costante, che deriva dal fatto che la forza è costante, visto che forza e accelerazione sono proporzionali, se è costante F è costante anche A, visto che la massa non cambia, allora lo spostamento vale velocità iniziale per intervallo di tempo trascorso più un mezzo dell'accelerazione per intervallo di tempo trascorso alla seconda. Questo sono certo che non vi è nuovo. Okay. Questa parte è 0 perché l'auto parte da ferma, quindi lo spostamento vale un mezzo dell'accelerazione per il tempo trascorso al quadrato. Quindi l'accelerazione a cui l'auto è sottoposta vale due volte lo spostamento diviso il quadrato del tempo trascorso. Di conseguenza vale 2 per 75 metri fratto 5 secondi al quadrato, quindi 2 per
75 diviso 5 alla seconda. 6 metri a seconda. Erano 75. A questo punto posso calcolare la forza. F vale N per A, quindi 1500 kg per 6 metri al secondo quadrato, cioè 9000 newton. Chiaro? Supponendo che la forza sia costante, altrimenti vuole il valore medio della forza. Cioè tutto va come se una forza di quel valore lì avesse agito per 9, per 5 secondi. Qual è il lavoro svolto dalla forza? Anche qui agisco nell'ipotesi che la forza sia costante, quindi il lavoro vale forza per spostamento, quindi 9000 newton per 75 metri, nel nostro caso forza e spostamento sono allineati, sono equiversi, paralleli, quindi non ho bisogno di coseno. 6,75 per 10 alla 5 joule, che è un 5. Forza per spostamento. Qual è la potenza erogata dal motore? Se non lo chiedere su, ma ve lo chiedo io. La potenza è data da il lavoro svolto diviso il tempo necessario per svolgerlo. Quindi vale L diviso delta T. Quindi sono 6,75 per 10 alla 5 joule in, cos'erano, 5 secondi. Joule per altro secondo. Se voglio esprimerlo in kilowatt, ci sono 135, posso dividere per 10 alla 3. Se non ci sono domande, facciamo un altro esercizio. Vediamo questo. Facciamo quello sulla potenza, quindi altro esercizio. Abbiamo un motore che è in grado di sviluppare una potenza pari a 33 kW. In quanto tempo impiega a svolgere un lavoro pari a 6,6 per 10 alla 4 joule?
questa macchina ha una potenza di 33 kW, quindi in ogni secondo fa 33 migliaia di joule. Kilowatt vuol dire 1000, vediamolo così. 33 che è 10 alla 3 watt, cioè 3,3 per 10 alla 4 joule ogni secondo. Se devi svolgere un lavoro totale complessivo di 6,6 10 alla 4 joule, quanti secondi ci impiega? Beh, è sufficiente invertire la relazione che lega potenza, lavoro e tempo. La potenza è il lavoro svolto diviso il tempo impiegato per svolgerlo. Di conseguenza delta T, tempo necessario a svolgere il lavoro L con la potenza W, è il lavoro svolto diviso la potenza. Un briciolo di algebra. Quindi il tempo richiesto è L, che è 6,6 per 10 alla 4 joule fratto 3,3 per 10 alla 4 joule al secondo. 10 alla 4 e 10 alla 4 si semplificano, 6,6 diviso 3,3 2 secondi. In 2 secondi svolge il lavoro richiesto. Sempre dell'auto, un'automobile M ha una massa di 1000 kg e sta viaggiando e passa da una velocità V1 pari a 72 km orari a una velocità V2 di 144 km orari. Qual è l'energia cinetica finale? Qual è il lavoro svolto dal motore per accelerare l'auto? Quindi qual è l'energia cinetica 2 e qual è il lavoro svolto dal motore per cambiare la velocità dell'auto? Beh, qui l'energia cinetica finale è sufficiente utilizzare V2. L'energia cinetica è un mezzo della massa per via al quadrato. Facciamo velocemente la conversione in metri al secondo, se no il risultato non è in joule, quindi 72 diviso 3,6 che è 20 metri al secondo e questi saranno 40 metri al secondo. Quindi qui vale un mezzo per 1000 kg per 40 metri al secondo al quadrato. Quindi 500 per 1600. Per 10 alla 5 joule, 3 e 2 5. Mentre l'energia cinetica iniziale vale un mezzo n di 1 alla seconda, cioè un mezzo per 500 per 20 al quadrato. Due
15,5 Joule. Per calcolare il lavoro svolto dal motore è sufficiente fare la differenza, il teorema dell'energia cinetica. Il lavoro necessario a cambiare la velocità dell'auto da V1 a V2 è semplicemente l'energia cinetica finale meno quella iniziale. Quindi 8 per 10 alla 5 Joule meno 2 per 10 alla 5 Joule, cioè 6. Se ora, dopo che il motore ha accelerato, l'auto ha questa energia cinetica, ok? Viaggia a 8 in 10 alla 5 Joule. Se dovessi fermarla, quanta energia dovrei spendere o impiegare per portarla a zero? È quella, per ridurla a zero devo impiegare l'opposto di questo meno 8 in 10 alla 5 Joule, perché se è ferma la cinetica è nulla e vale sempre il teorema, è la cinetica finale meno iniziale. Se la finale è nulla, il lavoro da svolgere è meno quello iniziale, quindi meno 8 in 10 alla 5 Joule, ok? Quindi quando l'auto sta viaggiando, la sua energia cinetica, l'energia, cioè il lavoro che è in grado di fare, o l'energia che devo spendere per fermarla, è proporzionale alla massa e alla velocità al quadrato. Ok? Quindi per fermare l'auto ho bisogno di impiegare questa energia. Quindi se io cambio la velocità anche di poco, l'energia va come il quadrato della velocità. Supponete che raddoppio la velocità, l'energia si quadruplica. Qui forse sapete già dove voglio arrivare. Quando avrete la patente e avrete occasione di guidare l'auto, ricordatevi di questo, perché in caso di collisione il danno che subite e che arrecate è proporzionale all'energia cinetica con cui viaggiate. Quindi se ho una macchina molto voluminosa, molto massiccia, e viaggio molto velocemente, il danno è molto grande. Attenzione, la dinamica è uguale per tutti. Terzo principio della dinamica, la forza che agisco è la stessa che subisco. Poi è chiaro che un'auto che ha una struttura molto robusta subisce un danno minore, ma l'energia in gioco è la stessa. Se vado contro un muro molto velocemente il danno è grande. Quindi andare piano è molto meglio, perché in caso di danno il danno è molto più piccolo, perché va come il quadrato della velocità. Raddoppio la velocità, quadruplico il danno e quindi quadruplico il rischio di farmi o di fare a qualcun altro molto male. È tutto chiaro? Meno male, speriamo. Io ce l'ho messo tutto. Altro esercizio. Vediamo se riesco. Qui c'è il suolo, trocco, e qui c'è l'albero. Sull'albero c'è una mela rossa.
le mele mature sono rosse, anche gialle qualche volta, ma diciamo che normalmente uno le disegna rosse. Io disegno molto male, non ridete, vi prego. Questa mela matura sta sull'albero, ha un'altezza iniziale H pari a 250 cm. La massa della mela è di 400 grammi, una bella mela massiccia. La mela è matura, cosa fanno le mele mature? Cadono. Okay. Qual è il lavoro svolto dalla forza peso mentre la mela cade? Cioè da quando si stacca a quando arriva a terra. Allora qui possiamo utilizzare il fatto che la forza peso è una forza conservativa, okay? E quindi ammette energia potenziale, per cui il lavoro svolto dalla forza peso è pari alla diminuzione di energia potenziale. Energia potenziale iniziale meno quella finale. Quindi diciamo che questo è uguale all'energia potenziale quando la mela è sull'albero meno l'energia potenziale quando la mela è per terra. Ok? Qual è l'espressione dell'energia potenziale per la forza peso? Vale il prodotto tra la massa dell'oggetto, la mela, per l'accelerazione di gravità, g, 9,81 metri secondo quadrato, per la quota h a cui si trova la mela. H o y, mettetela come volete. Quindi quando si trova sull'albero, l'energia potenziale sull'albero vale 0,4, devo trasformare in chilogrammi, attenzione, per 9,81 per 2,5 metri. Quindi ho 0,4 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per 2,5 metri. Totale, qui si spegne sempre, 0,4 per 9,81 per 2,5, 9,81 joule. Quando è a terra, l'energia potenziale a terra vale, quando è questo punto qui a terra, quant'è la sua energia potenziale? Zero, perché questa grandezza diventa nulla. Non cambia m, non cambia g, ma h va a terra, quindi qui è zero. Di conseguenza l'energia potenziale sull'albero 9,81 joule, a terra 0, il lavoro, beh lo scrivo qua che ho posto qua, è 9,81 joule. Con quale energia cinetica arriva per terra? Meglio, qual è l'energia cinetica quando si stacca dall'albero? Zero, certo, perché parte da fermo e arriva per terra con quanta energia cinetica? 9,81, perché l'energia totale si conserva, qui è tutta potenziale, qui è tutta cinetica. Poi sotto c'è Newton che la prende e ha l'illuminazione. Ok? Complichiamo un po' l'esercizio. Come no? Così è più divertente. Qui finisce l'esercizio del libro, ma se io vi dicessi che... Tutto chiaro fin qua? Io vi dico questo. Se io misuro l'energia cinetica quando la mela arriva a terra, supponete che abbia un modo per misurarla,
e vi dico che vale 9,0 joule, voi cosa ne deducete? C'è una parte dell'energia se l'è fregata l'attrito, ahimè. Qual è stato il lavoro delle forze d'attrito? Quindi le forze d'attrito non sono trascurabili. Perché in questo caso l'energia non si è conservata. L'energia cinetica alla fine è più piccola di quello che dovrebbe essere. Quindi il lavoro delle forze d'attrito, o il lavoro delle forze non conservative, diciamo così, forse ancora meglio, quanto vale? Abbiamo visto che è uguale alla variazione dell'energia totale, cioè la variazione dell'energia meccanica, quindi l'energia meccanica per terra meno quella che aveva sull'albero. Quindi meno 0,81, diciamo, già qui un pochino di energia è stata sottratta a causa della presenza di forze non conservative, tipicamente la forza d'attrito con aria. D'accordo? Attenzione, se come in questo caso le forze d'attrito non conservative sono d'attrito, il lavoro che segno avrà? Come in questo caso il lavoro è negativo, le forze d'attrito sono sempre forze frenanti che tolgono energia. Se faccio un esercizio mi viene un calcolo dove le forze non conservative fanno un lavoro positivo, deve venirmi qualche sospetto. Chi di voi va sullo skateboard? Nessuno. Esercizio sullo skateboard. Allora, il nostro atleta con lo skateboard si allena su un profilo che è una semicirconferenza. Okay. E supponiamo che tra lo skateboard e la superficie del profilo non ci siano attriti. Mentre fa le sue evoluzioni, okay, si lancia e raggiunge nel punto A, il profilo termina qua, nel punto A ha una quota rispetto alla fine del profilo, cioè questa quota H,
pari a 2,64 metri e qui si ferma. Si lancia, mi va su. In quindi in V ha la velocità interna, qui si ferma e poi ricarica. In V mi si è lanciato da qua. Qual era la sua velocità? Sì, ho invertito i due in A e il punto finale, si ferma in A, ok? Viene da B si lancia, evidentemente con velocità iniziale non nulla, segue tutto il profilo, sale, supera A, si ferma a questa quota, che rispetto alla fine del profilo, cioè rispetto alla quota di B, è più alto di 2,64 metri. Qual è la sua velocità in B? Con quale velocità si è lanciato. Se non ci sono attriti, vale il principio di conservazione dell'energia meccanica totale. L'energia, quindi se le forze non conservative sono nulle o hanno lavoro nullo, allora l'energia meccanica in A è uguale all'energia meccanica in B. Prendiamo il livello di partenza come quota nulla, H uguale a 0, quindi in B tutta l'energia è cinetica, un mezzo mvv alla seconda. In A tutta l'energia è potenziale perché VA è 0. Di conseguenza l'energia meccanica, ripeto, in A vale mg H più un mezzo mv con A al quadrato, però questo è 0. In B ho mg hb, che però questo è 0, più un mezzo mv al secondo. Le due sono uguali, il principio di conservazione dell'energia. Quindi un mezzo mvb al quadrato vale mgh. Le due masse si semplificano e la velocità in b vale la radice quadrata di 2 volte gh. Nel nostro caso h è 2,64 metri, ho la radice di 2 per 9,81 per 2,64, 7,20 metri a secondo. Che è abbastanza. Altra domanda, questa la aggiungo io. Non c'entra la crisi stavolta. Non ci sono altre domande, no, non c'è altro. Se il profilo è una semicirconferenza, ok? Quindi qui c'è il centro e questo è il raggio. Se il raggio della circonferenza, della semicirconferenza è di 4 metri e prendo per C il punto più in basso, qual è la velocità dello skateboard in questo punto? Nessuno propone niente.
cioè nel senso che sotto c'è e no, attenzione, se ho scelto come quota nulla questa, non posso dire che qui non c'è energia potenziale. L'energia potenziale è zero solo dove la quota è zero, ma qui la quota non è zero, la quota è negativa, è sotto la quota nulla. Quindi qui l'energia potenziale che segno ha? Negativa. È negativa, è meno mg per 4 metri. E questo va ad aumentare o a diminuire l'energia cinetica? Cioè qui è più veloce di qua o è più lento? Chiunque abbia mai visto uno skateboard lo sa, è molto più veloce. Non facciamo altro che ripetere il discorso sull'energia meccanica, ma stavolta applicata al punto C. Quindi l'energia meccanica nel punto A, che è solo energia potenziale, mg A di A più 2 eccetera, nel punto C ho un mezzo mvc alla seconda più mg h di c, ma questo h di c è meno 4 metri perché è sotto lo zero. Di conseguenza avrò un mezzo mvc alla seconda più mghc è uguale a, pardon, mgh di a, oppure questo h di a è più 2,64 metri, mentre h di c è meno 4 metri. Il dislivello tra le due quote, questa quota e questa quota, è di 6,4 metri. Quindi qui deve avere sufficiente energia cinetica per arrivare a questa quota, energia cinetica nulla. Di conseguenza la m, sempre la semplifico, ho che vc, qua c'è già l'estrazione di radice, è due volte, moltiplico per 2, g per la quota in a, ha meno hc. Quello che conta è la differenza delle quote, non quale delle due è zero. E il dislivello è ha che è positiva meno meno 4 più 6,24 metri. Quindi viene radice di 2 per 9,81 metri al secondo quadrato per 2,64 metri più 4 metri, che mi dà allora la radice di 2 per 9,81 per 6,64 scusate 2 per 9,81 per 6,64 11,41 metri al secondo. Ok. Complichiamo ancora un pochetto. Se prendo un punto D lungo il profilo in modo tale che OD, l'arco OD, forma un angolo con la verticale di pi greco quarti, 45 gradi. Qual è la velocità in D?
Non sarà che ripeti tutto quello che ho detto prima. La velocità in B, appunto, sarà la radice quadrata di due volte G quota di A meno la quota di D. Quant'è la quota di D? Beh, se questa è l'origine, questa è la mia semicirconferenza, qui c'è D, questo angolo alfa è 45 gradi pi quarti, la quota di D è la sua ordinata. H di D è la y di D. Voi se preferite, se questo è 45, anche questo è pi greco quarti, però è meno pi greco quarti, è negativo. E l'ordinata qual è? Definizione di seno, cosine, tangente. L'ordinata di D vale R per il seno dell'angolo, che in questo caso è meno pi greco quarti, l'angolo rispetto all'asse delle x. Di conseguenza è il raggio per meno radice di 2 metri. Quindi viene raggio 4 metri, viene meno 2 radice di 2 metri. Quindi HA 2,64 metri, meno fa più 2 radice di 2 metri. Già devo trovare più piccola o più grande di quella di G? Più piccola, perché il dislivello è più basso. Quindi in C, dove la quota è minima, la velocità sarà più grande. Qualunque altro punto avrà energia cinetica più bassa, più piccola. Ok? Mi sa che per oggi può bastare così. Abbiamo skateboardato abbastanza.